Il cuore dei monaci e delle monache è un cuore che prende come un'antenna, prende cosa succede nel mondo e prega, intercede per questo. E così vivono in unione con il Signore e con tutti. E come ha fatto Gesù, prendono su di sé i problemi del mondo, le difficoltà, le malattie, tante cose, e pregano per loro. E questi sono i grandi evangelizzatori, eh? I monasteri sono... Ma come mai vivono chiusi e evangelizzano? È vero, perché con la parola, l'esempio, l'intercessione e il lavoro quotidiano sono un ponte di intercessione per tutte le persone e i peccati. Ci farà bene, nella misura che noi possiamo, visitare qualche monastero, perché lì si prega e si lavora. Ognuno ha la propria regola, ma lì hanno le mani sempre occupate, occupate col lavoro, occupate con la preghiera. Che il Signore ci dia nuovi monasteri, ci dia monaci e monache che portino avanti la Chiesa con la loro intercessione.